Una domenica baciata dal sole, quella della festa del latte quest'anno, e vedete quante persone qui alla sede della centrale del latte di Cesena. Che soddisfazione, Federico! Sì, fortunatamente baciato veramente dal sole, splendida giornata, un sacco di persone, e ne mancano due purtroppo, che sono il nostro presidente Renzo Bagnolini e il nostro direttore Daniele Bazzocchi, che per motivi purtroppo di salute, di influenza, non sono riusciti a essere con noi. E ci hanno comunque seguito, ci stanno supportando da casa per quanto possibile. Era 2 anni che non facevamo comunque questo appuntamento. E 2 anni l'abbiamo fatto all'ente fiera qui a Cesena. Quest'anno invece siamo tornati a casa nostra, anche un po' per far vedere la struttura, che nel frattempo comunque è stata ampliata ed è stata migliorata. E grazie Federico, ovviamente un caro saluto al direttore Bazzocchi e al presidente Bagnolini, buona guarigione. Noi intanto ci addentriamo nel vivo della festa, come si suol dire, partiamo con i prodotti, perché la bontà dei prodotti della centrale del latte, diciamo, è abbastanza conosciuta, però non tutti sanno che ci sono nuovi prodotti sul mercato quest'anno. Sì, abbiamo una robiola, ad esempio, e abbiamo il formaggione, che è un prodotto che anche quello ci abbiamo messo un paio di anni per metterlo a punto, poi causa pandemia non siamo riusciti comunque a presentarlo al grande pubblico. È un formaggio stagionato minimo 9 mesi, fatto con il latte invernale, che è quello, diciamo, un pochino più ricco a livello organolettico, un pochino più grasso. E abbiamo rilanciato, a dire il vero, il latte 10 lode nella versione parzialmente scremato. Siamo sempre alla ricerca di nuove cosine anche per ingolosire il nostro pubblico, e quindi abbiamo della pasta fresca surgelata fatta in collaborazione con un'azienda locale, e abbiamo le due tipologie: un cappelletto al formaggio con all'interno il nostro pecorino nero e il nostro fior di forma, e un raviolo ricotta e spinaci. Assolutamente da provare, e poi andremo a sentire il consumatore cosa ne pensa. Ma prima di lasciarti andare, perché sicuramente avrai tanto da fare quest'oggi, Federico, ci puoi raccontare un po' anche quelli che sono, diciamo, gli aggiornamenti per quel che riguarda la centrale del latte? Allora sì, noi, diciamo, non ci siamo mai fermati anche nei 2 anni di dura pandemia. Abbiamo comunque sempre continuato a lavorare, abbiamo sempre continuato ad innovare nel massimo della sicurezza, e stiamo subendo purtroppo tutta una serie di aumenti, sia da parte dei nostri soci, che comunque gli è aumentato tutto, dal gasolio, il diesel, il prezzo dell'energia elettrica ovviamente come è aumentato anche a noi, ma noi stiamo subendo anche tantissimo gli aumenti delle materie plastiche per gli imballaggi, e anche della carta, molto semplicemente carta, cartone. Molto spesso serve molta più energia e molta più forza e fatica anche per arrivare ad ottenere comunque un risultato che debba essere il pareggio di bilancio, perché comunque noi siamo una cooperativa e quindi quello è auspicabile per tutti, nonostante sia un periodo veramente molto molto complicato sia per noi che anche per il consumatore finale. Ecco perché sicuramente serve il supporto del consumatore, del cittadino, che se vi conosce, se conosce la qualità del prodotto della centrale del latte, sicuramente in un momento come questo non vi abbandonerà. E a testimoniare ci sono tutte queste persone oggi che sono venute, no? A dimostrare anche una vicinanza a un'azienda del territorio, un'azienda legata alla Romagna, a chilometro zero, veramente il vero chilometro zero, ma soprattutto un messaggio positivo che oggi possiamo lanciare da qui. Sì, noi siamo un consorzio agricolo del territorio, molto legato al territorio, e lavoriamo con le province di Forlì Cesena, Ravenna, Ferrara e Rimini. Questa cosa ci permette sempre di avere il pallino su quello che è il discorso della qualità, quindi quando dobbiamo creare un prodotto nuovo non lo facciamo mai da zero, ma abbiamo già delle basi molto solide. Siamo qualità del prodotto, ma anche molto qualità del servizio, quindi grazie ai nostri agenti che quotidianamente, anche nei periodi peggiori, non si sono mai fermati e hanno sempre continuato a consegnare sia nella
grande distribuzione, quindi nei grandi supermercati, e soprattutto, ci tengo a dirlo, siamo legati ai piccoli negozi e alle piccole realtà del territorio, perché sono quelle che anche nei periodi di pandemia non hanno mai chiuso per cercare di continuare a dare un servizio nei confronti del cittadino. Grazie Federico, adesso ci andiamo a divertire perché c'è molto per i più piccoli ma anche per i più grandi, c'è l'assaggio dei prodotti, c'è il divertimento per i bambini, laboratori, quindi chi più ne ha più ne metta. Buon lavoro a te. Buon lavoro anche a voi e buona degustazione dei nostri prodotti. Cono o coppetta? Coppetta. Cono. Poi oggi, allora, ho scoperto che la centrale del latte è stata creata nel 59, il mio anno di nascita. Il gelato com'è? Buonissimo, come sempre. Ci riporta a quando eravamo piccolini. E poi questo gelato qui, buonissimo. Io ho preso pane e cioccolato. Qui è la garanzia che la qualità c'è, buonissimo. Fantastico, e oggi è proprio la giornata giusta. Buonissimo. Sì, è buonissimo. Buonissimo, non buono, buonissimo. Signora, una recensione veloce. Ottimo, buonissimo. Più veloce di così? Ecco, meglio. Top. Andiamo nel dettaglio, che cosa avete assaggiato? Parmigiano, un crostino che non so cosa, che formaggio era, ma era buonissimo, e ricotta. Ho mangiato il gelato e compriamo il latte da 10 anni a questa parte, ci troviamo benissimo, quindi è 10 il voto. Avete assaggiato i formaggi, cosa ne pensa? Sì, li abbiamo assaggiati, sono buonissimi come sempre. Noi conosciamo da un sacco di tempo questa ditta, i prodotti sono ottimi, freschi, quindi nulla da dire. Qui siamo al banco di una delle tante associazioni che frequentano da un po' di anni anche la Festa del Latte per un rapporto, diciamo così, di collaborazione con la Centrale del Latte. Sì, noi siamo molto grati alla Centrale perché ci sostiene in modo consistente in tutte le nostre manifestazioni e anche con questa giornata qui, perché saremo beneficiari di parte del ricavato di tutta la festa.